Conigli che si viziano i cani, conigli che infilzano cavalieri con la lancia, conigli che decapitano le persone, conigli che fanno delle cose atroci che non potete nemmeno immaginarvi. Sigla. Nel video di oggi, cogliendo l'occasione dell'inizio dell'anno del coniglio secondo il calendario cinese, voglio parlarvi di tutti questi conigli che compaiono nei manoscritti medievali, molto spesso raffigurati mentre compiono atti da gang di strada. Sì, perché capita spesso nei margini di molti codici miniati di imbattersi in questi teneri e pelosi animaletti, raffigurati mentre compiono azioni criminali, violente. Sembra strano, ma è così. Li vediamo maneggiare armi di ogni tipo: asce, balestre, lance, arco e frecce con cui uccidono cani, cani, soprattutto cani. Quando non hanno a disposizione armi, si sanno difendere anche a mani nude. Insomma, a mani nude, voglio dire, a zampe nude. Insomma, ci siamo capiti. Che poi difendere, insomma, direi più attaccare che difendere, ecco. I cani, come detto, sono i bersagli preferiti delle loro malefatte. A volte sono semplicemente assoggettati e vengono cavalcati. Altre volte subiscono l'ira coniglia. E vediamo quindi scene come questa, dove i cani vengono legati come salame, oppure presi a vergate come in questo caso. Vedete il cane tutto tranquillo, accucciato, arriva il coniglio e verga nel groppone. E anche quando non hanno a portata di zampa un'arma o un bastone, ma solo un bacchetto, un bastoncino, trovano comunque il modo di disturbare i cani. Guardate qui il coniglio con un innocuo bastoncino che invece si infila in luoghi dove non si dovrebbe infilare, ecco. Ma c'è anche di peggio. Ci sono conigli arcieri che scagliano la loro rabbia e le loro frecce sui cani. Ecco qui un esempio. E cani a cui va ancora peggio, come vedete in queste crude immagini dove il cane è stato impiccato ad un albero dal boia coniglio. Anche quando non ci sono vere e proprie scene di violenza, il cane è sempre sottomesso. Come in questa scena, questa processione, dove i conigli, come sempre, dominano. E i cani sono asserviti e costretti a sorreggere questa sorta di portantina. Ma non è finita qui. L'eterna lotta tra cane e coniglio la troviamo raffigurata anche sotto forma di assedio al castello. Vedete qui i conigli sulle torri intenti alla difesa del maniero, mentre scagliano contro i cani assalitori non so cosa, spero siano pietre. Il tema dell'assalto al castello ritorna anche in questo caso, dove sono i conigli ad attaccare, e qui non si limitano ad impugnare lance o balestre, ma addirittura li ritroviamo intenti ad armare catapulte. Come vedete, non se la prendono solo con i cani, ma anche con gli esseri umani. Possono infilzare cavalieri con una lancia sospesi in equilibrio su una corda, ma capita un po' come per i cani che l'uomo venga legato, bastonato, trascinato per i piedi e a volte legato e appeso in un bastone e portato in giro incaprettato, addirittura portato a processo davanti a un giudice coniglio, fino all'esecuzione. Guardate qui. Il coniglio malefico che decapita il povero umano, che fino a quel momento magari aveva pensato al coniglio solo come una prelibata pietanza da fare in salmì. Ma perché? Perché esistono queste immagini? Saremmo portati a pensare che si tratti di immagini che illustrano storie fantastiche, fiabe horror, magari con animali antropomorfi che fanno cose strane. E invece no, perché la maggior parte di queste immagini è miniata su testi sacri. E allora, a maggior ragione, perché? Va fatta una premessa: queste immagini appaiono prevalentemente ai margini dei libri manoscritti, infatti non a caso sono chiamate marginalia. Per farvi capire meglio, questa immagine del coniglio che va a caccia di cani con la volpe è tratta da questa pagina e si trova qui nella parte inferiore. I marginalia possono essere anche in alto oppure ai lati rispetto al testo, ma comunque sempre ai margini della pagina. Parlando di marginalia, non si intende solo raffigurazioni miniate, ma anche tutte quelle scritte, annotazioni grosse, che molto spesso troviamo ai margini dei manoscritti medievali. Perciò, per descrivere questa tipologia di immagini, di solito si parla di drolerie, termine con cui si è soliti riferirsi a tutte quelle raffigurazioni bizzarre, strane, che popolano i manoscritti medievali, specialmente appunto nella parte marginale. Sì, ma perché? Perché nessuno è riuscito a spiegarne il motivo in maniera convincente. E forse un motivo vero e proprio non c'è nemmeno. Molto probabilmente vanno prese come semplici decorazioni divertenti, realizzate così come sghiribizzo del miniatore o del copista.
C'è chi ha voluto vedere una sorta di critica alla società del tempo, naturalmente sempre in chiave ironica, con il capovolgimento del reale. Il coniglio, animale pucioso e pavido per antonomasia, diventa un carnefice di cani e di uomini, le due razze che notoriamente lo cacciano e lo allevano per mangiarselo. E quindi i conigli ribaltano la situazione, armandosi di tutto punto, organizzandosi in gruppi d'assalto e usando armi bianche con una maestria impensabile. E una cattiveria notevole, anche questo c'è da dirlo. Quindi tutta questa categoria di illustrazioni era considerata divertente perché sovvertiva la legge naturale delle cose. E c'è da dire che i conigli non sono gli unici animali che rientrano nel tema del mondo ribaltato. Ci sono tante specie animali che troviamo a fare un po' di tutto. Un caso significativo è quello delle lumache, delle chiocciole, spesso raffigurate come cavalcatura negli scontri tra cavalieri. Farebbe quindi tutto parte del senso dell'umorismo medievale. L'umorismo medievale, lo sapete, è molto particolare, ha spesso a che vedere con scherzi che hanno a che fare quasi sempre con il corpo, e con particolari parti del corpo, ecco, e di drolleri che hanno a che fare con scherzi con parti del corpo, ecco, ce ne sono quante ne volete, ecco. Detto questo, non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube di Arte a Modino, se non l'avete già fatto, per rimanere aggiornati e non perdervi i prossimi video. Io vi auguro ancora un buon anno del coniglio, e il prossimo anno sarà l'anno del drago, il 2024, quindi immaginatevi voi quanti draghi ci possono essere sui manoscritti miniati medievali. Quindi ci sta che possa fare un'altra puntata sui draghi, sulle drollerie dei draghi, ci sta. Intanto, buon anno del coniglio. Alla prossima!